Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro. Ciao a tutti, sono passati 4 mesi da quando sono finite le elezioni qui a Pomigliano d'Arco, le elezioni comunali. Come tutti ben sapete, il centrosinistra ha perso con tutti i suoi progetti faraonici, le strisce Blea, i megacentri commerciali. E qui a Pomigliano adesso governa il centrodestra. Coalizione che in campagna elettorale si è assunta diversi impegni. Purtroppo dobbiamo già constatare che l'amministrazione comunale su uno di questi impegni ha già fatto dietrofront. Parliamo dell'impegno di trasmettere tutte le sedute del Consiglio Comunale in diretta via web. Vediamo l'impegno preso dall'allora candidato sindaco Lello Russo durante la campagna elettorale e confrontiamolo con quanto detto all'interno del primo Consiglio Comunale tenutosi qui a Pomigliano ad inizio giugno. Come si fa? La prima cosa è che i consigli comunali devono essere trasmessi nelle case dei cittadini. Su questo non transigo. Se io dovessi essere sindaco, ognuno di voi avrà la possibilità di ascoltare i vostri rappresentanti e di valutare ciò che fa l'amministrazione. Onde dare la più ampia visibilità dell'azione amministrativa, favoriremo tutte quelle associazioni o televisioni che vorranno trasmettere sia web che per TV i nostri consigli comunali. Siamo passati da l'amministrazione comunale trasmetterà le dirette del Consiglio Comunale a l'amministrazione favorirà chiunque voglia trasmettere le dirette del Consiglio Comunale. Ma le dirette del Consiglio Comunale e quindi la trasparenza del Consiglio stesso non può essere delegata a un'associazione, a un movimento o a chi che sia. La sensibilità deve appartenere all'amministrazione comunale e devono provvedere loro ad offrire questo servizio alla cittadinanza. Anche perché pensate che in occasione dell'ultimo Consiglio Comunale che abbiamo ripreso c'erano circa 1000 persone in diretta che seguivano la diretta e ci saranno state al massimo 300 persone all'interno dell'aula consiliare. Quindi, se anche questa amministrazione comunale non riesce a capire l'importanza di questo servizio, che i consiglieri comunali continuassero pure a parlare solo per ascoltarsi. Evidentemente la trasparenza non è un punto fondamentale per l'attuale amministrazione, è invece fondamentale fare la passerella dinanzi alle telecamere per sostenere un referendum imposto da un'azienda, la Fiat, a dei lavoratori ai quali ha chiesto se morire di fame o lavorare senza diritti. Questa amministrazione comunale, il sindaco e tutte le istituzioni che sono scese in campo per appoggiare questo referendum non rappresentano nessuno perché sono ideologizzati e fanno una battaglia di classe favorendo il più forte. Ci vadano loro in catena di montaggio a quelle condizioni. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale paro, ognuno.